Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Allora, oggi io voglio mostrarvi alcuni libri che ho deciso di donare. Però prima vi voglio un attimo parlare della filosofia che c'è dietro. Allora, praticamente io ho deciso questo Natale di fare un po' di beneficenza, nel senso che ho deciso di sostenere un paio di enti, insomma, dei quali poi vi parlerò, perché in qualche maniera mi coinvolge, o comunque mi non so, mi sta particolarmente a cuore, ecco, quello che questi due enti fanno in questo momento. Ecco, in questo periodo della mia vita io sento di essere vicina a queste due cose. Io sto girando questo video prima di tutto perché comunque rientra nella linea che sto seguendo sul canale, quindi chiaramente rientra nella, nel grande argomento libri, perché come sapete io, come vi ho detto, appunto donerò dei libri. Io poi non ho intenzione di fare questo video per sentirmi dire brava, ecco. Io lo faccio perché ho piacere di farvi vedere come mi sono mossa e per farvi vedere quanto sia semplice, anche con poche cose, ecco, fare del bene o comunque alleviare in qualche modo ciò che stanno vivendo determinate persone. In realtà spero che appunto questo video più che altro non sia visto come un mettersi in mostra, perché comunque questo che vi sto per far vedere, comunque quello che faccio, l'avrei fatto indipendentemente dal canale, ovviamente l'avrei fatto in qualunque caso, però appunto è capitato in questo periodo che sto facendo questi video, quindi mi aiuta chiaramente anche ad andare avanti con la mia programmazione giornaliera. Però allo stesso tempo, ecco, vorrei che fosse un po' da stimolo, perché molto spesso ci capita di ascoltare il telegiornale o comunque sentire notizie eccetera eccetera di persone più o meno vicine a noi e dispiacersi e sentirsi in qualche modo vicini empaticamente alle persone che stanno peggio di noi, ma anche a volte sentirsi quasi impotenti, ecco, non essere sicuri di poter fare effettivamente qualcosa per loro. Ecco, io in questo caso vi dimostro che è piuttosto semplice e questa è la parte che ho fatto io, ecco, semplicemente. Allora, vi ho detto appunto che gli enti sono due. Il primo, ci tengo a nominarlo anche per nome perché comunque è un'associazione di tutto rispetto, e si chiama Associazione Taumà, che ha la sede vicino a dove abito io, ovviamente. Questa associazione io l'ho conosciuta perché ho scritto un articolo per un giornale locale per il quale scrivo, in cui appunto parlavo di ciò che facevano, perché loro si occupano dell'integrazione dei migranti. Quindi io li ho conosciuti perché sono arrivati, adesso sono un po' di più, però insomma in quel momento lì erano arrivati sette ragazzi dall'Africa, che appunto sono arrivati sui classici barconi, ecco, che noi sentiamo sempre al telegiornale, che sono sbarcati in Sicilia e sono stati poi chiaramente smistati in posti che erano pronti ad accoglierli. Sostengo questa associazione perché secondo me è una di quelle delle quali i giornali non parlano, ecco, perché di solito i telegiornali e i giornali parlano di quelle associazioni o di quei privati che in qualche modo si approfittano dei contributi statali che arrivano per il sostegno dei migranti nel periodo in cui appunto essi non possono lavorare. Ecco, in verità ci sono anche associazioni serie come questa qui, che si è preoccupata di accogliere un numero chiaramente limitato di migranti in modo che si potessero integrare perfettamente all'interno del paese che li ospitava, senza che la cosa risultasse in qualche modo, che potesse in qualche modo far perdere l'equilibrio al paese, perché si sa che in questo momento siamo tutti piuttosto diffidenti. In più si sta preoccupando tuttora di inserire al meglio queste persone, chiaramente facendogli imparare la lingua. Quindi loro vivono in una casa di proprietà di italiani che ricevono chiaramente il pagamento dell'affitto, e loro
stanno imparando la nostra lingua, quindi vanno a scuola tutti i giorni, sono, l'associazione organizza per loro dei corsi e soprattutto organizza tantissimi eventi di integrazione, quindi per esempio incontrano i bambini raccontando le loro esperienze, hanno collaborato con delle associazioni teatrali e soprattutto si vengono occupati in attività di volontariato nell'attesa del momento in cui potranno effettivamente lavorare, perché anche in questo caso l'associazione si preoccupa di seguire il loro percorso legale, ecco, tra virgolette, e di farli lavorare chiaramente il più presto possibile. Oltretutto è la stessa associazione che gestisce i soldi che arrivano appunto destinati a questi ragazzi, è lei che li gestisce, decide che cosa dare loro, che cosa acquistare autonomamente, eccetera. E appunto, ecco, come dicevo, vengono impiegati in tanti lavori di volontariato, quindi aiutano le associazioni locali nell'organizzazione di eventi, fanno le pulizie dei parchi, delle strade e così via, e loro sono molto molto entusiasti di lavorare perché sono abituati a lavorare da quando erano bambini e appunto si preparano al meglio per entrare definitivamente nella nostra cultura, nella nostra società. E io chiaramente li ho conosciuti, questi ragazzi, sono persone splendide, quindi ho chiamato tempo fa la direttrice, tra virgolette, insomma, di questa associazione, chiedendole che cosa potessi fare per loro, qual era una cosa che di cui avevano bisogno e che io potevo effettivamente dargli. E lei mi ha detto che recentemente i ragazzi avevano chiesto qualche vocabolario di italiano, basta, lei mi ha detto soltanto questo, quindi vocabolario inglese e italiano in modo che potessero imparare un po' più velocemente la nostra lingua. Io ovviamente mi sono sbizzarrita e quindi ho acquistato alcuni libri in inglese in modo che ogni tanto potessero leggere qualcosa in una lingua che capiscono bene, si possono rilassare e insomma leggere in maniera scorrevole perché hanno grandi difficoltà chiaramente al momento. Poi ho acquistato qualche libro in italiano per bambini in modo che potessero cominciare a leggere in italiano le cose più semplici, quindi storie comunque che utilizzano termini semplici e immediati e che comunque gli permettono di procedere con la conoscenza della nostra lingua. E poi ho preso un paio di vocabolari e infine ho preso anche un paio di frasari, quelli che di solito vengono utilizzati dai turisti, ecco, in modo che possano anche vedere ogni tanto delle frasi complete, ecco, che non imparino le cose soltanto a parole singole, ecco, ma che potessero vedere appunto come si fanno le domande, come si risponde e così via. E poi questa parte non ve la farò vedere perché non credo di riprendere nel momento in cui lo farò, comunque porterò direttamente a mano questi libri all'associazione che organizzerà una tombola vicino a Natale e che appunto penserà poi a donare ai vari ragazzi. E questo è uno, e io ho cercato di fare il mio per un'associazione che fosse locale, che fosse vicino a me, che sapevo aveva bisogno di qualcosa di semplice, quindi io... Questo è stato il mio contributo, è il mio contributo. Il secondo ente che invece voglio sostenere e che chiaramente rispecchia un altro lato della mia vita è un orfanotrofio. Sono venuta a conoscenza di questo orfanotrofio, che non è nemmeno nella mia regione, tramite un conoscente praticamente che aveva adottato un bambino che era residente in questo orfanotrofio. Allora, ho deciso di sostenerlo perché chiaramente mi è stato descritto in una maniera molto dettagliata come un posto molto bello, molto accogliente, ma allo stesso tempo, insomma, si capisce anche molto straziante perché ovviamente è pieno di bambini che aspettano di essere adottati. E quindi ci sono, come dicevo, due motivi. Il primo sicuramente è il fatto che io ho fatto domanda d'adozione e che quindi un giorno spero anch'io di poter adottare un bambino e quindi mi sento particolarmente vicina alla situazione che si crea appunto questo orfanotrofio, e l'altro è che l'orfanotrofio è gestito dalle suore, quindi io, essendo cattolica, ho deciso di unire quelle due cose perché volevo sostenere anche un ente che fosse cattolico appunto della mia religione, quindi rispecchia questi due lati della mia anima, ecco, quello di voler diventare madre e allo stesso tempo quello di essere una persona cattolica. E quindi in questo caso invece loro non sanno assolutamente che arriverà questi libri perché li spedirò per posta e non li ho avvertiti. In realtà sono sincera, non so nemmeno se inserire due parole
all'interno, una lettera, qualcosa, comunque sarà qualcosa di chiaramente un po' più personale, quindi non è una cosa che condividerò qui. Fatto sta comunque che loro non mi conoscono, non sanno chi sono, ma io faccio, lo faccio comunque. E quindi in questo caso invece, ecco, ho acquistato chiaramente dei libri per bambini, quindi più o meno ho fatto un conto, anche se non sapevo di preciso, ho fatto un conto che andassero da bambini molto piccoli, quindi intorno ai 2-3 anni fino a circa 5-6 anni. Ho dato un po' una, mi sono data questo, ecco, come limite temporale per decidere quali libri acquistare, e anche questi appunto li inscatolerò e questi però andranno spediti. Basta, questo è quello che ho intenzione di fare. Io vi faccio vedere, non vi parlo singolarmente di ogni libro, anche perché molti di questi non ho nemmeno letto la trama, ecco, mi sono fatta un po' ispirare, diciamo, dalla, un po' dall'utilità che potevano avere questi libri, e un po' che appunto essendo molti libri per bambini sono andata un po' a quelli che all'apparenza mi sembravano più adatti per lo scopo. Quindi ve li faccio semplicemente vedere uno per uno e basta, questo è quanto. I primi che vi faccio vedere sono quelli destinati all'associazione Toma, che si occupa appunto dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti africani. Adesso invece vi faccio vedere quelli che sono destinati all'orfanotrofio e quindi i libri per bambini che ho scelto per loro. Ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto, spero vi sia risultato non tanto interessante quanto piuttosto vi possa aver ispirato in qualche maniera, ecco. Io spero insomma che anche voi decidiate di fare qualcosa del genere, fatemi sapere se fate qualcosa di questo tipo, se non lo so, se il Natale vi ha ispirato anche a voi sentimenti così un po' caritatevoli. Io cerco di fare del mio meglio un po' tutto l'anno e questo è quello che ho deciso di fare per Natale. E niente ragazzi, io vi ricordo che in fondo a questo video troverete il riquadro sul quale cliccare per vedere tutti i video dei libri dell'avvento. E basta, noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!